Benvenuti al Celone, continuano gli appuntamenti qui il giovedì targato Cabaret. Ciao Teresa, benvenuta. Benvenuta a voi. Che dire, questa sera abbiamo Dino Paradiso, che tra poco lo vedremo esibirsi. E vabbè, diciamo che questi appuntamenti di volta in volta si stanno sempre superando in meglio, con un vasto repertorio di artisti che si esibiscono. Questa sera quali sono le aspettative? Ci aspettiamo sempre di meglio, appunto adesso stasera con il nostro Dino Paradiso, personaggio noto di Colorado Caffè. Ci aspettiamo tante risate e un bellissimo risultato. Beh, e quindi vi diamo la linea alle prossime risate che vedrete in onda e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Ciao Time TV. Ciao, alla prossima. Il deodorante per ambienti smentiscimi è un affaruccio tanto. Che ogni 31 minuti, che poi non si capisce perché 31, non si è mai capito. Tutti, chiunque avrebbe detto 30, 20, no, 31, quel minuto in più già ti fa capire che l'elemento di cui stiamo parlando non è normale, pensato da gente non normale. Questo affaruccio ogni 31 minuti fa. L'altro giorno stavo a casa il mio amico, ce l'avevo dietro la menzoletta, io non me ne ero accorta, pensavo stava dietro, a un certo punto mentre stavamo discutendo sento puff. E cacchio dico, che c'è successo? Ma faccio finta di niente, perché a me mi hanno detto tu vai sempre avanti a mamma, e io sono andato avanti, ma dopo un po' di nuovo puff. E cacchio, allora è vero, al terzo puff mi sono alzato e ma c'è successo? No, vedi, state calmo, non è niente, è il deodorante per ambienti, il deodorante per ambienti, tra la puluzza a casa, comba! Ciao Dino Paradiso, benvenuto. Benvenuto, ma grazie e benvenuti a voi e ai vostri telespettatori notturni. Allora facciamo una cosa, la fai tu l'intervista e io facciamo al contrario, va bene così. Allora, io un passaggio finale l'ho perso, quella storia dell'alano enorme che ti ha coperto dall'essere additato dal finocchio, per non dire un'altra parola. Io la mia regione è piccola, io sono lucano, si vede dalla vostra, me la inquadri, sì. Vai. Io sono lucano, Basilicata c'ha 580.000 abitanti. Divisi in 131 comuni, cioè noi più che abitanti siamo abipochi. Ma dove la dimensione è piccola, ovviamente c'è il pregiudizio. Siccome io già ero tipo sensibile, si vedeva, mi piaceva questa cosa, piacevano le poesie e facevo passeggiate in solitudine sul lungomare. Ovviamente la dimensione è piccola uguale pregiudizio, si sensibile, ti piace la poesia, ti fa la passeggiata da solo sul lungomare, vuol dire che si ricchiona, cioè da noi è matematica questa cosa. E allora, però quelli che andavano e non venivano additati così, mi sono reso conto che l'alibi che questi avevano era il cane. Mi è piaciuto accattò il cane pure, più grande che l'alano mi sono preso, altissimo, purissimo, l'ho chiamato levissimo. E quindi con l'alano ho riconquistato questo lungomare così amato. E quando mi hanno visto hanno detto, ha visto, si è accattato un cane, un ricchione. Che dire, Dino, ti ringraziamo per essere stato con noi. Facciamo un saluto alle telecamere di Time TV. Ciao Time TV. Time TV. No, perché era Insonnia. Insonnia è la produzione, ma il programma nello specifico si chiama Time TV. Time TV. E che Time dalle 2 di notte in poi. Tutti i giorni, notte e giorno, però noi usciamo solo la notte. Va bene, e allora a chi ci vede solo di notte, ciao. E a chi ci guarderà di giorno, ciao pure a voi. Buonanotte. Grazie Dino, grazie sempre per essere stato con noi. Grazie assai. Sapete voi che il maschio italiano, se maschio si può chiamare, cioè il vasetto, la crema di bellezza. Ogni uomo italiano di sesso maschile, chiamiamolo così, ne consuma 1 chilo pro capite all'anno. 1 chilo. Sapete signora, 1 chilo, i maschi consumano 1 chilo pro capite. Cosa? E poi sono più brutti di prima, cioè nel senso che perché fateci caso, chi chiamano per pubblicizzare questa crema di bellezza? Ma lo dico per le donne, voi ovviamente ne utilizzate un po' di più, però la testimonial delle creme di bellezza è sempre una fotomodella.
È vero? Una fotomodella per pubblicizzare una crema di bellezza. Ma allora non ci funziona sta crema, scusi. È troppo comodo. Ti chiama la fotomodella. Quella era buona pure quando andavo all'asilo. Chiama mia madre e poi dimmi se funziona sta crema. Come al solito, il nostro sponsor, i Fiori di Valeria di San Severo, ci ha incaricato di omaggiare questa rosa alla donna dal Fattore X. E io l'ho appena individuata. Buonasera, signora. Allora, questa è una rosa che le omaggia il nostro sponsor, i Fiori di Valeria di San Severo. Beh, che gliene pare di questa rosa splendida? Bellissima, comunque il fiore è sempre un pensiero gentile che un uomo può donare a una donna. Benissimo. Allora, ringraziamo nuovamente il nostro sponsor e abbiamo trovato oggi qui al Cielone la donna del Fattore X. Le mamme utilizzano la figura del papà per far paura al bambino, così per rovinare definitivamente quel rapporto padre-figlio fin dall'infanzia. Presente, fai sette mo' che viene tuo padre. Ah, bravo, bravo, dicevamo, ah, sì, bravo, rompi tutto, bravo, mo' che torna tuo padre. Mia madre addirittura mi aveva cambiato la ninna nanna. Mi cantava ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Se lo do all'uomo nero, se lo tiene un anno intero, se lo do al suo papà, poca torna da fatia, quando ammazzata la tata. Ciao Danilo, ti ritrovo in splendida forma sempre nell'ambito e nel mondo degli eventi. È un piacere rivederti dopo una serie di anni, non tramonti mai, complimentoni. Benvenuto in Time TV. Buonasera a tutti. Perché ridi? Sto bene, Ciuffo? Alla grande. Quante serate assieme, Ciuffo? Vai. Senti, ascolta, volevo innanzitutto farti i complimenti perché anche tu sei in splendida forma. Anche il camera, devo dire, che conosco da 40 anni. Mister Luigi De Michele. E l'importante è sempre reinventarsi e mettersi in gioco, per cui io faccio del mio meglio per, diciamo, emergere sempre più in quest'altro ambito, in quest'altra avventura che insomma ho intrapreso. È legata al mondo dei service praticamente, dove tu sei un po' pioniere in quanto DJ ed è tecnico di questo settore. No, in realtà oltre alla questione tecnica lavoro per delle strutture molto serie come quelle insomma, che ho lavorato in passato. Vabbè, tanto per nominare una, al Cielone, il Tennis Club, il Circolo Daunia, sono strutture che non hanno nulla a che vedere con quello che è stato il mio passato, però insomma a quest'età va bene anche una cosa un po' più tranquilla, serena. Allora signori, dal nostro vecchio e vecchissimo mister Danilo Rossetti, nonché diciottenne, vi auguriamo una buona serata e un saluto alle telecamere di Time TV. Ciao, ciao Time TV. Ciao ciao. Ormai siamo volti al termine di questa splendida puntata targata Dino Paradiso, il giovedì che non smentisce mai, il giovedì che ormai regala sorrisi a tutta la popolazione di Foggia e non solo. E abbiamo sempre qui in compagnia il mio amico Peppino Cautillo. Peppino, stasera la serata è stata stupefacente e il pubblico ha risposto alla grandissima. Come mai e il perché di questo progetto ormai che è decollato? Sì, come dicevo già l'altra volta che il titolare di questo locale diciamo, ha voluto la mia collaborazione nella parte artistica di alcune serate, di cui abbiamo iniziato col cabaret, ma poi faremo anche delle serate di jazz e di altro. Il successo, oddio, vieni al Cielone, mangi bene, senti ottimi cabarettisti di qualità, di cui questo Dino Paradiso è una rivelazione. Io penso che ci sono tutti i presupposti per poter venire a passare una serata diversa al Cielone. Signori telespettatori, vi auguro una grande, grande buonanotte e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao dal Cielone, buona ciao. Serata Time TV. O meglio, ciao. Buonanotte. Buonanotte Time TV.